Con la campagna Generazione Mare, il WWF Italia continua la sua opera di sensibilizzazione per liberare mare e spiagge dalla plastica. Quello che non viene conferito correttamente tramite differenziata e che viene buttato in mare o nei pressi degli argini dei fiumi è destinato a tornare poi sulle spiagge e ce lo ritroviamo in casa. E questo è il messaggio del WWF, che stamani ha organizzato una manifestazione simbolica con tanto di esposizione di oggetti trovati negli arenili. Sì, oggi abbiamo voluto portare alcuni degli oggetti simbolici di quelli raccolti durante le pulizie fatte nelle spiagge. Nel mare c'è veramente di tutto, ma quello che finisce in mare è quello che noi buttiamo in maniera non corretta, non conferendolo alla raccolta differenziata o lasciandolo nell'ambiente. Quindi oggi vogliamo dire a tutti i cittadini, invitare tutti i cittadini intanto a usare meno plastica e quando si usa a conferirla in modo corretto. Il mare è pieno di plastica, ci sono forse 150 milioni di tonnellate di plastica, si stima che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nel mare. La plastica non si decompone mai, si rompe in piccoli pezzettini, le cosiddette microplastiche, che poi vengono ingerite dagli animali e noi ci ritroviamo sulle nostre tavole, addirittura noi mangiamo e ci sono studi che dicono che dentro il nostro sangue c'è plastica. Da quest'estate il WWF ha lanciato il cosiddetto Self Tour Plastic Free, nel quale chi vuole può impegnarsi a tenere pulite le spiagge raccogliendo gli oggetti di plastica. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma molto possono anche i cittadini. Con l'incentivo di una community creata su Facebook, all'interno della quale l'associazione ambientalista, alla fine della bella stagione, raccoglierà in un album collettivo i selfie scattati da volontari che si impegnano nella raccolta della plastica. Purtroppo la pandemia da un lato ci ha resi forse più sensibili su alcuni aspetti della natura, dall'altro abbiamo l'utilizzo di tutti questi dispositivi e sistemi di protezione che ovviamente se non conferiti bene arrivano in mare anche loro e vanno gestiti con molta attenzione. Invitiamo tutti però a raccogliere i rifiuti che incontrano anche nelle loro passeggiate durante le vacanze e il WWF ha creato una piattaforma social dove ognuno può farsi un selfie in modo da sviluppare sempre di più la sensibilizzazione per tutti i cittadini.